Due finanzieri, un carabiniere ed un unico obiettivo, quello di arrivare da Lampedusa a Capo Nord in bicicletta. Quasi 8.000 chilometri per Domenico di Spadafora e Pietro di Pozzallo, che saranno assistiti con il camper da Antonino. Sicuramente è un momento difficile e lei ha deciso di attraversare, ma soprattutto di unire l'Europa. Credo che anche in questi momenti bisogna dare dei segnali forti. Uno dei più forti che noi riusciamo a fare è il segnale dello sport. Con una bicicletta cercheremo di unire tutta Europa, da Lampedusa a Capo Nord. Come mai da Lampedusa ha deciso questa partenza? Ci piace molto l'idea di unire proprio tutta l'Europa, dal punto più a sud al punto più a nord. Di fatto Lampedusa è il globo di Capo Nord. Per Domenico Romano, 52 anni, una delle tante sfide della sua vita, dopo aver fatto il giro della Sicilia per due volte e aver pedalato per 3.000 km da Spadafora a Londra. Missioni benefiche per aiutare le associazioni di volontariato presenti sul territorio, come la Misericordia di Spadafora e l'associazione Onnulus Fabrizio Ripa di Villafranca Tirrena. Che cos'è che la spinge a fare queste missioni? Perché lei due volte il giro di Sicilia, una volta da Spadafora a Londra, adesso Capo Nord. Ma oltre il piacere di viaggiare con un mezzo ecosostenibile come lo è la bicicletta, anche quello di lanciare qualche segnale come quello legato al mondo del volontariato e alla difesa dell'ambiente. Difesa dell'ambiente in questo periodo, anche risparmiare qualche soldino se uno userebbe di più la bicicletta. Ma io lo dico a tutti, questo è il periodo giusto per lasciare le macchine in garage e prendere le biciclette. Le uscite, le pulite, camminate in bici e risparmiate anche soldi, visto il prezzo del carburante. Che cosa si aspetta da questo viaggio da Lampedusa a Capo Nord? Tante emozioni, perché un viaggio in bici ti dà sempre tantissime emozioni. Già te lo dà il viaggiare in una maniera lenta, come usando un mezzo lento come la bicicletta, amplifica queste emozioni e io me ne aspetto che me ne arrivano tantissime.